La Sardegna non cede di un millimetro sulla questione certificazioni per chi entra nell'isola. Con una firma apposta ieri sera, il presidente della regione Christian Solinas ha infatti prorogato fino al prossimo 23 ottobre l'ordinanza, firmata lo scorso 11 settembre, in scadenza oggi, che prevede l'obbligo di esibire all'ingresso in Sardegna un test sierologico, molecolare o antigenico negativo al Covid eseguito nelle 48 ore prima della partenza. Un'ordinanza che è già stata oggetto di un ricorso al TAR della Sardegna da parte del governo, che ne ha richiesto la sospensione dopo giorni di braccio di ferro tra Christian Solinas e il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, che per primo ha fortemente criticato i contenuti dell'ordinanza 34. Una decisione, quella dell'impugnazione davanti al TAR, che il presidente della regione aveva definito un atteggiamento arrogante e propagandistico che mira a soverchiare l'autonomia speciale e a contrastare sul piano ideologico e non sostanziale l'azione di governo di una regione. Il TAR, che ha dato in prima battuta ragione al governo, si pronuncerà oggi sul giudizio di merito in cui si discuterà la fondatezza del ricorso. Dunque, al momento, nonostante la nuova firma, la norma sui test voluta dal presidente della regione è sospesa. Tuttavia, la posizione del presidente Solinas è chiara: la regione continua a reputare fondamentale in questa fase di graduale aumento dei contagi l'impiego di misure di tutela nei confronti del Covid, in barba alla presunta incostituzionalità del decreto, perché violerebbe l'articolo 16 sulla libera circolazione delle persone sul territorio nazionale.